Buonasera, nome e cognome, settore e azienda. Allora, Dario Mimini, l'azienda Buonasera, si Dario. Chiama DM Food, il settore è, produciamo ingredienti in senso lato per l'industria alimentare e per il food service. Ok, ottimo. Oggi siamo proprio su un workshop riguardante i numeri, controllo di gestione. Cosa ti porta a questo workshop e se facevate già all'interno della vostra attività un controllo di gestione? Allora, sì, un controllo di gestione un po' sommario lo facevamo già. Io sono sempre stato interessato ai numeri perché ritengo che guidino ovviamente tutte le situazioni della vita, in particolare quelle professionali e aziendali. Ho fatto numeri master e ovviamente mi sono iscritto subito qua a questo workshop che io ritengo già dal primo giorno sia molto utile. Ottimo. Quali sono state, diciamo, le migliorie che tu hai visto oggi lavorando su dei file Excel? Perché immagino che comunque sono dei file Excel che, almeno il primo approccio, è un pochino abbastanza discordante da quello che voi fate a quello che poi dovete applicare, no? Quindi volevo sapere se magari compilandoli oggi ci sono state proprio delle migliorie che tu hai visto che prima magari non siete riusciti a calcolare. Assolutamente sì. Allora, la prima cosa è che anche l'imprenditore più competente si focalizza spesso sul conto economico, tralasciando magari lo stato patrimoniale e altri indicatori. E mai come oggi, invece, la padronanza di certi numeri, il cash flow, il patrimonio, eccetera, eccetera, sono importanti anche in una gestione oculata anche nei confronti delle banche, nei confronti anche di altri operatori. E la prima cosa che mi è venuta all'occhio è che sicuramente l'infarinatura c'era, ma anche una riclassificazione dei nostri conti può essere utile e importante per meglio definire e per meglio avere una visione più corretta di quello che è la fotografia generale. Esatto, quindi pensi che lo porterai avanti oggi il controllo di gestione? Ottimo, sì. Ottimo. Un consiglio che ti sentiresti di dare, Dario, a un imprenditore che si trova ad oggi un po' spiazzato, in ansia magari davanti ai numeri della propria attività e non partecipando, comunque non avendo delle conoscenze giuste per far sì che la sua attività poi si porti un attimo verso un obiettivo poi da raggiungere, no? Cosa consiglieresti a un imprenditore? Ma è il consiglio che sto cercando di darmi io da qualche tempo, che è quello di riuscire a uscire dalla quotidianità, dalla routine e passare più, come dice Mirko, in cabina di regia. È molto difficile perché l'imprenditore, specialmente le piccole aziende come sono le nostre, certo, vuole avere tutto sotto controllo e tutto una visione e partecipare a tutte le decisioni. In realtà questo porta via energia, porta via risorse e tempo per delle cose un pochettino più strategiche. Quindi il consiglio è guardare un pochettino più in là, guardare più da una visione da elicottero, ovviamente avendo degli obiettivi ben precisi e riuscire anche a farsi aiutare da quelli che sono vari collaboratori. Esatto. E gli obiettivi che voi avete nell'anno 2024, pensi che installando un controllo di gestione all'interno della tua attività ti possa aiutare il controllo di gestione a raggiungerli? Mille per mille, assolutamente. Okay. Sì. Okay. Spero di raggiungerli, ma sicuramente li raggiungeremo. Sicuramente questo modo di lavorare diverso ci potrà aiutare. Perfetto, ti ringrazio molto. Ringrazio Dario voi. E sicuramente domani ci sarà ancora da lavorare, quindi completiamo un po' quello che è il cerchio. Grazie, grazie mille. Buona serata. Buona serata a voi.